Isabella Ricci e Fabio Mantovani dopo uomini e donne sono pronti al matrimonio. Ma chi inviteranno tra le persone che hanno conosciuto nel programma di Maria De Filippi? A parlare degli ultimi preparativi ci pensa l'ex dama in una nuova intervista sul nuovo tv, nel corso della quale lancia anche qualche stoccata. L'amore nella sua vita è arrivato in modo inaspettato, sebbene lei avesse una buona predisposizione d'animo. Ci tiene a sottolineare che sarà sempre grata a Maria per averle permesso di vivere un sogno che le sembrava impossibile da realizzare. Isabella e Fabio stanno curando gli ultimi dettagli del matrimonio. C'è tanta emozione, ma anche la consapevolezza della loro scelta. Da quando hanno lasciato insieme il programma, la Ricci avrà dormito da sola non più di cinque notti. Pertanto, crede che non si separeranno neanche la sera prima delle nozze, come prevede la tradizione. Non mica due trentenni, fa presente l'ex dama del trono over. Il matrimonio di Isabella e Fabio verrà celebrato nel comune di Pescantina, un paese in provincia di Verona dove vive Fabio. Lui avrebbe anche potuto anche andare all'altare, a differenza mia che sono già stata sposata in passato, aggiunge. Ed ecco che, a questo punto, Isabella di Wed svela che inviteranno volti del programma. Ma. Inaspettatamente, l'ex dama decide di non fare nomi e di lasciare un'ala di mistero. Ecco le sue parole. A far festa con noi ci saranno le nostre famiglie e i nostri amici più cari, tra cui anche quattro persone conosciute, a uomini e donne, che per ora non sveliamo. Ci auguriamo che la parola d'ordine del nostro matrimonio sia divertimento. Sì.